Pomeriggio a tutti, Stefano Maducci, lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore e la mia intenzione è appunto di parlare della ricerca europea sulla canapa, cercando di inquadrare quelli che sono, credo, le prospettive della ricerca in questo settore, gli orientamenti della comunità europea per la ricerca nei confronti delle culture legate alla bio-based economy, che credo che sia quella che interessi più la canapa, sia nei confronti anche di quelli che credo essere, diciamo, le necessità di ricerca di questa cultura. Comincerei subito con una breve slide sulla quale sono indicati i principali progetti europei che sono stati finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito dei precedenti programmi quadro. In particolare vediamo che sono quattro, più o meno hanno coperto, a parte un intervallo un pochino tra il 2004-2007, che non c'erano progetti sulla canapa, però per il resto più o meno in tutti i framework della Comunità Europea c'era un progetto sulla canapa. Io bene o male li conosco abbastanza bene perché ho fatto il dottorato di ricerca sul primo progetto Hemp nell'ambito del quarto programma quadro, che è cominciato nel 96 fino al Multi-Hemp, che invece è un progetto che sta per ultimare, che coordino. L'unica cosa che volevo far notare su questi progetti, senza entrare nel dettaglio, è che tutti questi progetti si sono occupati di canapa essenzialmente per la produzione di fibra, perché nonostante la canapa sia una cultura multiuso e il nome dell'ultimo progetto, di cui vi parlerò un pochino di più, evoca, no, la natura multiuso di questa cultura... No, per avanzare... Perfetto. Per il resto la canapa è essenzialmente, anche nella tradizione, una cultura da fibra. Okay? Quando parliamo della canapa e diciamo era una cultura molto importante essenzialmente come cultura prevalentemente tessile, un tessile legato sia all'abbigliamento ma soprattutto a un tessile anche legato a corde, cordami, quindi a una fibra più tecnica che è legata all'abbigliamento. E quindi questo è un punto importante da tenere in considerazione. È interessante anche notare come questa è la superficie a canapa in Europa, una superficie che più o meno è oscillata negli ultimi 20 anni, nello stesso periodo, tra i 10 e i 20 mila ettari, quindi una cultura essenzialmente di nicchia a livello europeo, però negli ultimi 5 anni ha preso un bel abbrivio, diciamo, è incrementata in maniera abbastanza lineare, si è arrivati ai 25 mila ettari, che è il record, non storico chiaramente, ma negli ultimi anni, e addirittura l'anno scorso ci sono stati oltre 30.000 ettari, quindi è una crescita che sta continuando ed è alimentata soprattutto, e questo è un elemento nuovo da tenere in considerazione, dalla produzione di seme. Anche in Italia, che vediamo lì in colore verde, che sta diventando, diciamo, un paese in cui la produzione di canapa sta diventando sensibile, sempre molto piccola, l'anno scorso ci sono stati, secondo le statistiche, 2.300 ettari di canapa, quasi tutta è canapa da seme, quindi c'è un'inversione nei confronti della tendenza, questo ha rilevanza chiaramente per l'argomento di cui mi occupo, che è la ricerca, perché se abbiamo sempre fatto ricerca sulla canapa da fibra, oggi la utilizziamo in un contesto da olio, è chiaro che la ricerca magari non è del tutto pronta per sostenere quelle che sono le domande invece che sono richieste dalla coltivazione. Questo è un grafico che abbiamo fatto nell'ambito del progetto Multi-Hemp, dove mi piace notare come la canapa è stata vista come una bioraffineria naturale, e questo è evocativo anche di quello che è, come ho detto all'inizio, la prospettiva di finanziamento a livello della Comunità Europea, dove nel settore della bioeconomia si parla molto di bioraffineria. Quindi vedremo come nell'ambito del progetto abbiamo sviluppato una bioraffineria per la canapa, ma c'è anche il concetto di vedere la canapa come una bioraffineria, cioè tipicamente il concetto di bioraffineria è quello che io porto la biomassa, normalmente pensiamo a una biomassa lignocellulosica, una paglia, un miscanto o una coltura dedicata, che poi trasformo attraverso procedimenti vari in uno zucchero che poi viene fermentato e si ottiene etanolo o altri prodotti, dalla lignina altri prodotti, però è molto centrata sulla biomassa che viene trasformata. Qua invece è la pianta che ci dà le materie prime, quindi questo è un concetto interessante. Poi in questo grafico non si vede molto bene, adesso l'ho un po' ingrandito in questa slide, dove si vedono i diversi componenti della produzione della canapa, dal seme. È molto interessante notare
che nel 2010 c'erano circa 6.000 tonnellate di seme prodotto in Europa, nel 2013, che sono questi dati, ce ne sono, è raddoppiata, e questo a livello europeo quindi ci dà una misura anche di come questo incremento produttivo sia legato soprattutto alla destinazione del seme. Poi c'è il contesto dei fiori, delle infiorescenze, anche lì è aumentato, è un po' fuori statistica se vogliamo, ma è aumentato molto. Nel 2013 sono stati utilizzati 240 tonnellate di infiorescenze per l'estrazione di oli essenziali, cannabinoidi e quant'altro. Poi invece ci sono la fibra e il canapulo, che sono i due componenti principali dello stelo. La fibra, con tutte le sue destinazioni, prevalente ancora quello della carta, che però sta in maniera proporzionale diminuendo, stanno aumentando invece il settore della bioedilizia, dei biocompositi, e poi invece il canapolo, che è soprattutto lettiera, ma anche qua bioedilizia e pacciamatura e altri prodotti. Quindi coltura multiuso, questo mercato del seme che sta notevolmente aumentando. Il progetto europeo Multi-Hemp, seguendo un po' la linea ormai della progettazione europea che prevede questo approccio multi-stakeholder, cioè del coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, a garanzia del fatto che tra noi ricercatori non ci facciamo i nostri giochini senza poi passare invece i risultati alla società, abbiamo dei meeting. E quindi l'ultimo che abbiamo fatto è stato interessante perché erano presenti agricoltori, industriali interessati alla canapa. L'abbiamo fatto in occasione del convegno che tutti gli anni c'è vicino a Colonia, quest'anno sarà a Colonia, dell'Associazione Europea dell'Industria della Canapa. Io ho posto queste due domande, in parte anche provocatorie, ma in parte in realtà ne sento l'esigenza. Come ricercatore della canapa abbiamo visto, sta crescendo, ma è sempre una cultura microscopica, tutti interessati alla canapa, no? Sperano che in realtà questa raggiunga una certa superficie. Quindi ho posto, quali sono, cosa dobbiamo fare perché si arrivi a produrre 100.000 ettari di canapa in Europa? C'è chi dice in Italia, ma cominciamo a farlo in Europa. E quali sono i limiti tecnici legati a questa, diciamo, al perseguimento di questo obiettivo? Tutti, in maniera più o meno univoca, hanno risposto subito: per fare 100.000 ettari bisogna allargare il mercato dei prodotti a base di canapa. E questo è un elemento fondamentale per chi vuole fare canapa. Sì, è vero, c'è richiesta, ma andiamo a misurare questa richiesta veramente da un punto di vista del marketing e del mercato. E quindi quello gli industriali l'hanno detto tutti subito, sì. Tutti sono industriali che mediamente coltivano 1.000 ettari di canapa, o trasformano, meglio dire, 1.000 ettari di canapa, ma hanno una potenzialità di trasformarne 2, 3, 4.000. E il fatto che ne facciano 1.000 chiaramente dà una misura del fatto che forse non c'è poi il mercato, se no chiederebbero di farne di più. Poi ci sono gli aspetti invece tecnici, e questi sono interessanti perché, vedete, sono di nuovo degli aspetti tecnici essenzialmente legati alla fibra, perché gli industriali della canapa in Europa sono gli industriali che si occupano soprattutto di fibra. Quindi aspetti qualitativi della fibra, come viene influenzata dalle condizioni meteo, la decorticabilità, cioè l'efficienza con la quale riusciamo a estrarre la fibra dalla pianta, il contenuto in fibra chiaramente, creare un sistema di qualità che ci permetta di valutare e di comunicare la qualità della fibra, un modello previsionale della macerazione per sapere cosa succede, no? Per ottimizzare la qualità bisogna sapere cosa succede in campo. Questa è una cosa, faccio un piccolo inciso, chi parla di fibra in Italia spesso lo fa senza considerare la macerazione. Questo è un aspetto importante che influenza moltissimo la capacità di estrarre la fibra dalla pianta e poi di avere una fibra di qualità adeguata alle applicazioni tecniche o tessili che si vogliono fare. La meccanizzazione della raccolta è stata, nonostante ci siano le macchine, perché chi fa 1.000 ettari chiaramente la raccoglie, però bisogna renderle più efficienti perché la finestra di raccolta è spesso molto stretta, purtroppo per una coltura industriale questo è un grosso limite, quindi bisogna efficientare questo aspetto. Poi aspetti, vabbè, societari così, e nuove varietà anche. E quindi vedrò, insomma, di brevemente di fare vedere sia come affrontiamo all'interno del progetto europeo queste tematiche e quali possono essere le risposte che la ricerca può dare a queste domande, se vogliamo, di conoscenza. Quindi l'obiettivo generale del progetto, va bene, è un progetto di ricerca e di sviluppo, quindi accumulare e sviluppare quella ricerca che serve per consolidare. Quindi c'è questo senso del consolidare, nel senso che chi fa canapa in Europa, l'industria della canapa,
non pensa, pensa sì, l'imprenditore sempre pensa a crescere, però c'è anche molto il sentimento di mantenere quello che già si ha, perché per molti aspetti, vi faccio un piccolo esempio, una delle grosse destinazioni del mercato e quello forse economicamente più interessante dalla fibra di canapa è il settore automobilistico, Mercedes, BMW, le grosse Mercedes hanno dentro una decina, anche 12 kg mi sembra di canapa per l'isolamento, ok? Quello è un mercato abbastanza ricco, che però è un mercato di una grossa industria che guarda sul mercato e quindi vede anche il Kenaf, per esempio, che viene dalla Malesia e che magari viene con una costanza di prezzo produttiva competitivo nei confronti della canapa. Quindi dobbiamo difendere il mercato della canapa da questa fibra, quindi consolidare vuol dire proprio difendere il mercato, oppure espanderlo attraverso nuovi mercati, nuovi prodotti. Questo è il partnership, sta finendo a fine mese, finiamo il progetto molto velocemente. Abbiamo subito cominciato il progetto pensando a quelli erano, diciamo, gli utilizzi finali, quindi di nuovo vedete fibra, abbiamo un sistema di isolamento fatto con della fibra fioccata che viene un sistema di, diciamo, che si adatta bene al sistema di coibentazione del nord Europa, dove hanno le doppie pareti e in mezzo insufflano dei materiali isolanti, un sistema di pareti che poi è sviluppato da CMF, un'azienda di Modena che ha appena iniziato l'industrializzazione di questo sistema, dei sistemi di materiali compositi, quindi questo è sicuramente una delle applicazioni in prospettiva più interessanti per alto valore aggiunto della fibra, e poi applicazioni cosmetiche, in questo caso il seme, e questo classico invece concetto della bioraffineria o dell'economia circolare, proporre applicazioni potenziali per i sottoprodotti della filiera della bioraffineria. Qui brevemente, questa è la bioraffineria che abbiamo disegnato per la canapa. Qui vedete, adesso non so se ho un puntatore, sì, eccolo qua, da questa parte c'è il 99,9% della filiera della canapa in Europa, di quei 25.000 ettari, cioè canapa disordinata, fibra corta, vedremo la meccanizzazione, non ve la sto a spiegare, perché la vedremo la meccanizzazione. Dall'altra parte invece c'è la canapa tradizionale, che è una filiera molto simile a quella attuale del lino tessile, in cui i bacchetti vengono tenuti paralleli perché dobbiamo fare fibra lunga e quindi c'è tutta una meccanizzazione particolare. Con le staline invece ho utilizzato dei sottoprodotti come lo scarto di trebbiatura, quando raccogliamo il seme normalmente ventiliamo via le foglioline, le bratte che in realtà sono ricche di cannabinoidi, quindi l'idea era di recuperarle, la polvere, mediamente un 15% del materiale in entrata come stelo nell'impianto di trasformazione diventa polvere, oggi viene brichettata, utilizzata come combustibile, in realtà è piena di sostanze interessanti, l'abbiamo valutata ad esempio la possibilità di trasformarla in etanolo e cose di questo tipo, e poi questo invece è un altro prodotto, residuo della macerazione, in questo caso seguendo la linea di un progetto precedente che era MSIS, dove facevamo una stigliatura verde e poi la fibra veniva macerata dopo, ma molta della pectina insomma vengono degradate, quindi abbiamo valutato anche questo aspetto. Brevemente sulla meccanizzazione, perché è stata vista come un punto, diciamo, nevralgico, ma interessante anche per vedere come in realtà questi concetti, che quando abbiamo scritto il progetto nel 2011, poi cominciato nel 2012, non erano ancora considerati, invece si sono sviluppati anche proprio fra le aziende. Questa è un'azienda che è presente nel partenariato, invece Amflax non è presente, che hanno sviluppato una meccanizzazione della canapa che prevede la raccolta contemporanea del seme, dello stelo, oppure addirittura dell'infiorescenza e dello stelo. Quindi sono double headers, come vedete, questa è una linea stripper che strappa praticamente l'infiorescenza, la raccoglie in quel cassone, nell'altro caso invece c'è la possibilità di, fondamentalmente è una, come vedete, una metitrebbia nella parte superiore, sotto però ho un'altra testata che taglia lo stelo in porzioni di 40 cm, quindi viene lasciato in andana, viene seccato, macerato e poi viene imballato. Però da questi sistemi si può recuperare il seme e l'infiorescenza o i residui dell'infiorescenza. Recentemente a un convegno in Canada ho visto il signor Dan, che è il proprietario di Danagro, che ha fatto vedere il bilancio della sua azienda, quindi dalla partenza con chiaramente un budget basso, budget che è andato dopo 4 anni a regime sul milione, milione e mezzo di euro,
negli ultimi 2 o 3 anni invece è saltato a 4 milioni, 5 milioni di euro, perché ha cominciato a estrarre il CBD delle infiorescenze, quindi dice probabilmente è un mercato, però intanto lui è contento di essere riuscito a quadruplicare il proprio turnover grazie a questa coltura. Oppure questa è la meccanizzazione che fanno a Plaine-et-Chanvre in Francia, dove avevamo una testata, come vedete, da mais, e anche qui si raccoglie simultaneamente il seme e poi si lascia dietro lo stelo in frazioni. Oppure quella classica francese, dove prima passa una mietitrebbia che raccoglie la parte alta e il seme, e poi dietro una barra che sfalcia, oppure ci sono anche barre doppie per sezionare maggiormente. Ci sono una marea di prototipi nel mondo della canapa, questo lo ritengo un pochino un punto debole, se vogliamo, nel senso che spesso c'è una frammentazione anche delle risorse che vengono spese su questa cultura. Anche noi nell'ambito di Multiamp non ci siamo fatti mancare il nostro prototipo, che nasceva dall'idea di tagliare l'infiorescenza, farla andare per terra e poi raccoglierla e separare quello che ho chiamato stressing residue, cioè lo scarto di trebbiatura, con il seme, in modo da recuperare le due porzioni separate. Da questa parte invece abbiamo la meccanizzazione prototipale, anche questa, ma è l'unica che c'è oggi, sempre a livello di prototipo, per fare l'altra filiera, cioè, come vedete, gli steli vengono sfalciati, lasciati in un'andana tutti ordinati, poi passa un'altra macchina che li taglia in pezzi da un metro, perché il collo di bottiglia successivo è la linea di stigliatura, che oggi c'è solamente quella liniera che prevede degli steli lunghi un metro, per separare la fibra, appunto la fibra lunga, che rimane ordinata, poi quindi può entrare nella linea di filatura a filo umido, di cui siamo ancora maestri con l'inificio. Un aspetto importantissimo legato poi all'ottenimento di buona qualità è quello della macerazione, l'abbiamo visto anche nell'elenco di quei punti che è stato indicato dagli stakeholders. Una volta la macerazione si faceva in acqua, oggi è impensabile di prendere i fasci, metterli in acqua, cosa si fa, ecco, nei paesi in via di sviluppo, dove poi ci fanno competizione con la fibra che viene da là, oggi da noi è impensabile farlo. E quindi abbiamo sviluppato questo sistema che abbiamo cominciato, quindi questo solamente è il campo sperimentale nel quale stiamo vedendo come si modifica la qualità in funzione del tempo di macerazione, che poi faremo un modello matematico per simulare e ottimizzarlo, però è appena passato un progetto europeo nel quale sono coinvolto nell'ambito del BBI, in cui ulteriormente studieremo questi aspetti. Per valutare la qualità, questo è un altro aspetto che abbiamo visto negli stakeholder, abbiamo sviluppato una piattaforma, anche perché nell'ambito del progetto europeo avevamo un grosso studio, una parte della ricerca era legata alla fenotipizzazione di moltissimi genotipi, avevamo più di 125 genotipi da studiare per un'analisi genetica, e quindi abbiamo messo a punto un sistema di questo tipo. Adesso abbiamo un sistema abbastanza efficiente per valutare dei parametri che prima non c'erano, come ad esempio la decorticabilità, cioè la efficacia con la quale si riesce a estrarre la fibra dal canapolo, che è una caratteristica anche molto legata al genotipo, quindi prima non si sapeva niente di queste cose. Col suo software, poi io sono un agronomo, molto abbiamo lavorato invece sugli aspetti agronomici, quindi la scelta del genotipo, soprattutto adatto al contesto produttivo. Questo è interessante a livello italiano perché abbiamo una grande tradizione di produzione di canapa, però legata alla fibra da un lato, a delle varietà dioiche, cioè a sessi separati, che oggi sinceramente sono poco pratici da un punto di vista di una agricoltura meccanizzata come quella dei nostri giorni, soprattutto se vogliamo produrre seme. Una volta si faceva fibra, quindi si raccoglieva alla fioritura, poi c'erano le colture da seme separate, si raccoglievano addirittura i maschi, addirittura a mano, in mezzo alle femmine, per fare fibra di elevata qualità, tutto impensabile oggi, quindi oggi si va verso colture monoiche. Abbiamo cominciato a svilupparle anche in Italia, però insomma non c'è ancora molto lavoro da fare. Questa è la mia mano, insomma, qui si vede una pianta maschile della varietà più diffusa al mondo, è la finola, una varietà dioica che è stata sviluppata per il mercato nordico, moltissimo è coltivata in Canada, soprattutto 10.000 ettari, però da noi, col fotoperiodo corto che abbiamo, fiorisce prestissimo. Questo è un esempio estremo di come una varietà deve essere adatta all'ambiente e bisogna svilupparla.
Qui, vabbè, un esempio di pubblicazione che abbiamo fatto su questi argomenti. Una cosa da dire, sempre per enfatizzare l'importanza della scelta varietale, è che la produzione di stelo, che vediamo qua, aumenta all'aumentare del periodo vegetativo. Ovvio, più la coltura fiorisce tardi, più sta in campo, più accumula stelo. Però questo è inversamente, in realtà, proporzionale, questa lunghezza, con la produzione di seme. E in effetti, questo, vabbè, la variabilità della produzione di fibra, quindi c'è variabilità interessante, ma vedete, questa è la produzione di seme. Sulla produzione di seme però c'è da dire tanto. Chi si interessa di sperimentazione e guarda la statistica noterà che gli R quadro sono abbastanza bassi. Perché sono bassi? Perché vuol dire che in realtà quello che abbiamo qua, cioè la data di fioritura, fondamentalmente vuol dire che più tardi fiorisce, meno produco. Perché? Perché ho meno tempo utile per la maturazione del seme, considerazione ovvia. Però se spiega così poco vuol dire che c'è qualche altro fattore. Questo è un elemento che conosciamo poco, ma chi ha fatto canapa in Italia sa che spesso le produzioni sono molto basse, ci sono molti semi vuoti, perché sono varietà magari che sono state sviluppate in Francia, non sono abbastanza tolleranti alle temperature. Non ho una risposta per questo, però siccome devo parlare di prospettive della ricerca, sicuramente questo è un aspetto cruciale. Perfetto. Altri aspetti che per me sono fondamentali, li ho studiati molto, però nella tecnica agronomica sono molto rilevanti, è la densità di semina e la concimazione azotata. La densità di semina, come vediamo, in realtà nelle review che abbiamo fatto, anche in questo lavoro che è stato appena sottomesso, e ci sono tanti anni di lavoro su diversi ambienti, quindi sono abbastanza confidente che verrà accettato come lavoro, si vede come attorno alle tra le 90 e le 100-120 piante metro quadro raggiungiamo, diciamo, la massima produttività potenziale. Con meno si può diminuire, ma dipende molto dall'ambiente. Vi dico che dove si produceva poco era perché la pianta era poco competitiva nei confronti delle erbe infestanti. È vero, la canapa è molto competitiva quando però viene bene, omogenea, abbastanza fitta. Quindi questo è un ambiente, è una considerazione fondamentale. Poi la fittezza influisce anche sulla qualità. Quindi questo è abbastanza interessante. Abbiamo individuato attorno a questo range la, diciamo, densità ottimale. Per quanto riguarda l'azoto invece è interessantissimo, guardate, con 60 kg d'azoto si raggiunge il massimo potenziale. 60 kg d'azoto sono molto pochi, quindi questa è una buona notizia. È un'efficienza che ha una coltura che ha una elevatissima efficienza duro d'uso dell'azoto. Queste sono curve un po' complicate, però la canapa è qua sotto, è meglio del mais, cioè vuol dire che a parità di produzione ha un azoto critico, cioè la percentuale di azoto nella pianta, molto basso, cioè al di sotto della quale cala la produzione. Averla così bassa vuol dire che ha un'elevata efficienza d'uso d'azoto. Questo va bene perché l'azoto costa in termini ambientali, in termini energetici, in termini di cambiamenti climatici, quindi è un punto a favore della nostra cultura. Considerazioni conclusive. Beh, innanzitutto la ricerca sulla canapa europea ha regolato prevalentemente la fibra, quindi sappiamo molto sulla fibra, ma è un mercato in realtà un po' stagnante, sul quale c'è una grande prospettiva, ma c'è da tanti anni, e quando le prospettive poi non decollano uno si comincia a porre dei problemi. In multiampo è stata studiata la canapa come coltura da biorifineria, come abbiamo visto, c'è un forte interesse verso i stressing residues. A livello nazionale è necessario approfondire la ricerca sulla produzione di semi di canapa, come ho detto. A livello europeo, questo SUSHI, nome un po' stravagante, ma è il progetto che vi ho accennato, che si occupa di fibre naturali, canapa e lino, per la produzione di applicazioni ad elevato valore aggiunto, sono tutti biocompositi che utilizzano la fibra come rinforzo e matrici dei biopolimeri come per la struttura, quindi molto interessante, settore aeronautico di diverso tipo, ma molto interessante. L'altro progetto è un altro progetto che è stato finanziato nell'ambito del BBI, anche questo, che si occupa di canapa e soprattutto di miscanto su terreni marginali. Quindi è un altro aspetto, prospettiva della ricerca europea. Oggi la ricerca europea ha marginalizzato, la parola giusta, visto che si parla di terreni marginali, tutte le colture bioenergetiche, ma anche quelle della bio-based economy, perché non si vuole creare questa competizione con le colture alimentari. In certo senso la canapa, essendo cultura anche alimentare, secondo me se la cava bene lo stesso, però in questo progetto coltiveremo la canapa su terreni inquinati e terreni di montagna,
con applicazioni interessanti, coinvolta Novamont per esempio, utilizzare una volta che io coltivo seme la canapa su un terreno inquinato, chiaramente non posso utilizzarla a livello alimentare, quindi vengono fatti acido pelargonico, insomma sono dei diserbanti naturali, piuttosto che materiali bioplastiche, rinforze per i loro biocompositi. E poi abbiamo invece un'industria che è Indena, che è un'industria farmaceutica che recupera il stressing residue per fare appunto prodotti farmaceutici. E poi invece abbiamo un'azienda che è rappresentata anche nello stand di Federcanapa, che è Ecoemp, che estrae la fibra e poi la diamo a CMF, che fa pannelli sia di canapa che di miscanto, confrontando queste due colture. Io ho finito e sono disponibile per domande.